oggi da Vallo della Lucania, per poi ecco spostarci nei prossimi giorni a Torchiara, Castellabate, Agropoli. Ci sono anche altri momenti in altri paesi che vi riguardano personalmente come banca, come realtà del territorio, e vi rivolgete ai giovani. Iniziamo la settimana della cultura. Sì. La settimana della cultura vede la riscoperta, diciamo, del nostro territorio, e noi come banca siamo sempre presenti in questo tipo di attività. Vorrei dire che diciamo così, il programma specifico riguarda un po' il linguaggio del territorio, e il linguaggio del territorio, come gli antichi dicevano, il genius loci, fa capire il senso di appartenenza a questo territorio, quindi riscoprire attraverso visite ai musei, visite alle biblioteche, visite a luoghi come questi in cui sono conservati, diciamo così, quelle che sono elementi naturali ma che appartengono alle tipicità e alle biodiversità del territorio, sono importanti proprio per creare di nuovo questo legame fra i giovani e il nostro territorio. L'arricchimento culturale, ecco, non può non prevedere anche una conoscenza piena di quella che è la realtà che ci circonda, ovvero del nostro territorio. Assolutamente sì, la consapevolezza del nostro territorio è alla base, diciamo, del processo sia culturale che economico. Allora, questa mattina siamo con Pasquale La Palomenta all'interno di questa sua importante realtà, Museo delle Erbe, una passione che Pasquale, ecco, ha sin da ragazzino, che poi nel momento in cui di difficoltà della sua vita è diventato il suo punto di forza. Un esempio per tutti i ragazzi che stanno entrando qui questa mattina. Assolutamente sì, perché diciamo questa attività di archiviazione e di valorizzazione di quelle che sono tante essenze, tante le cosiddette biodiversità, siamo in un parco nazionale, in un parco naturale, sono importantissime per far capire ai giovani che devono essere orgogliosi di questo territorio, che offre tante diversità importanti e vanno valorizzate, e va fatto sì che possano essere, diciamo, tramandate alle future generazioni. Io sono il responsabile di questa sezione. Per 40 anni ho studiato erboristeria e botanica. Vi parlerò, diciamo, di alcune delle principali piante, diciamo, della macchia mediterranea, del cilento. Conoscete questa pianta qua? Sì, questa. Sì, mirto. No, questo è il mirto. Che cosa stai spiegando a questi ragazzi? Spiegando la polvere a spessore al mirto. Questa si prepara in questo modo: le foglie essiccate all'ombra, abbrustolite nel fornetto a 200 gradi per 10 minuti, triturate finemente, si ottiene una polvere a spessore per irritazioni e arrostamento che le nostre nonne usavano al posto del talco mentolato. Adesso le mettiamo in un recipiente. Pasquale, qua ci sono tanti ragazzi, ma la tua passione per questa... La mia passione è iniziata quando più o meno avevi la loro... 10 anni. Qualche anno in meno, diciamo. Quindi quanti anni fa, Pasquale? 45 anni fa. E per te che cosa ha rappresentato questa passione? Una vita dedicata alla botanica e all'erboristeria. E proprio ieri abbiamo fatto una dimostrazione alla Locanda del Mare ad Agropoli ed eravamo 50 persone. Qua parliamo della settimana della cultura, del forum della cultura. Questo tuo arricchimento culturale l'hai trasformato poi in quello che dicevi tu, proprio l'obiettivo della tua vita. Un orto botanico di Mignano, di 27 ettari di terreno divisi per sezioni, un ambiente umido, lo stagno, la zona macchia mediterranea, un deserto, percorsi naturalistici impressionanti. Lanciamo questo messaggio ai ragazzi, è importante coltivare le proprie passioni. Studiate tecniche erboristiche, perché penso che sia una facoltà che può dare molto ai giovani. Siamo in un parco nazionale. Certo, quindi coltivazione di piante officinali, aprire un'erboristeria, il mondo cosmetico, il mondo alimentare. Quindi non vediamo, ecco, una pianta solo come... No, come morta, diciamo, catalogata, ma c'è anche vita.